can't enter in the building. Stay in your office. Lock yourself in. Con Max Payne 3, Rockstar ha reinventato le meccaniche degli scontri a fuoco di uno sparatutto in terza persona. Riuscendo a implementare la precisione della mira di uno sparatutto in soggettiva. E riprogettando le armi e i sistemi di movimento tattico per rendere il gioco coinvolgente e cinematografico quanto l'oscura vicenda di Max. Riuscire a realizzare un gioco in terza persona con il protagonista sempre visibile, movimenti fluidi e scontri a fuoco estremamente precisi. Ciascuna meccanica è stata accuratamente progettata e ottimizzata. I movimenti di Max rispondono ai comandi in modo naturale, il giocatore mantiene sempre il controllo totale. La mira viene mantenuta costantemente. Max riposiziona la parte superiore del corpo e il busto verso il bersaglio, mentre è ancora in movimento in qualsiasi direzione prevista, restituendo un'eccezionale sensazione di credibilità, pur mantenendo sempre fluido il controllo dell'azione. Il dual wield, marchio di fabbrica di Max, è tornato. Impugna due mitragliette, o pistole identiche, o varia il tuo equipaggiamento utilizzando uno shotgun in una mano e una pistola nell'altra. Alcune combinazioni determinano una potenza di fuoco devastante. Il sistema di animazione compensa il peso e il rinculo di ogni arma, addirittura cambiando l'equilibrio di Max, che può imbracciare un fucile e sparare con la pistola che tiene nell'altra mano. Negli scontri a fuoco cambiare direzione con un'arma pesante sarà più lento. Fattore importante quando ogni secondo è cruciale. Max può portare un'arma a due mani, come un fucile d'assalto, e tenere nella fondina due pistole, dando al giocatore innumerevoli combinazioni per gestire tutte le situazioni. Il sistema di animazione è il fondamento del design di gioco e dà al giocatore totale libertà su come affrontare i nemici. Mentre è prono, Max può rotolare e sparare a 360 gradi con la stessa precisione che ha mentre corre e spara. Gli scontri a fuoco sono intensi a velocità normale e con il bullet time. Ma il sistema di copertura intuitivo offre una rapida tregua dall'azione, permettendo di pianificare una nuova linea di attacco. Tuttavia, i nemici aggireranno e caricheranno Max per forzarlo a uscire allo scoperto. Queste evoluzioni nelle meccaniche di tiro e nel design dell'animazione, insieme con il bullet time tipico di Max, forniscono una quantità enorme di scelte di controllo dell'azione al giocatore. E un nuovo livello di realismo cinematografico a Max Payne 3.